Che tipo di struttura sarà questa? Allora, questo certamente non è un ospedale da campo, è una struttura tecnologicamente all'avanguardia, è una struttura che potrà ospitare dal punto di vista tecnologico e strutturale sino a 200 posti letto di terapia intensiva, e quindi da questo punto di vista è qualcosa che è a livello davvero di assistenza, non è davvero un semplice ospedale da campo. E quindi in questo senso noi andremo ad attivare gradualmente tutti i moduli che ci verranno consegnati da Fondazione Fiera, che ringrazio per il grandissimo lavoro che ha fatto e che ci ha consentito di essere qui oggi. Andremo ad attivarlo gradualmente in funzione di quelli che saranno i bisogni assistenziali appunto dei cittadini. Quale sarà il ruolo del policlinico? Allora, la struttura è stata affidata a noi, è sostanzialmente un padiglione che si aggiunge ai 33 padiglioni di cui già disponiamo, quindi l'obiettivo è quello di gestire questa struttura esattamente nello stesso modo con il quale quotidianamente ci occupiamo degli altri padiglioni, quindi abbiamo attivato tutto il percorso a livello informatico per consentire l'utilizzo delle nostre procedure, dei nostri percorsi all'interno di questo nuovo padiglione che noi abbiamo appunto denominato padiglione del Policlinico in Fiera. Verrà gestito come uno dei 33 padiglioni della nostra fondazione, della nostra struttura, all'interno del quale appunto potremo avere la disponibilità complessiva di 200 posti letto di terapia intensiva. Poi, in accordo con l'assessorato e con la presidenza di Regione Lombardia, andremo a modulare le attività che verranno svolte all'interno di questa struttura, perché è chiaro che in una situazione come questa le decisioni rispetto all'utilizzo verranno prese cammin facendo. Da dove arriverà il personale sanitario che lavorerà qui? Il personale sanitario è personale che arriverà essenzialmente da fuori. Noi ci siamo agganciati alle call della Protezione Civile, siamo usciti con dei bandi a livello regionale, ci siamo agganciati ai bandi di Regione Lombardia. È personale che dovrebbe arrivare soprattutto su base volontaria. Quindi io qui lancio un appello a tutti coloro, soprattutto medici anestesisti, rianimatori, personale infermieristico che ha esperienze in ambito di terapia intensiva, di contattare la nostra struttura piuttosto che aderire ai bandi di Protezione Civile o ai bandi regionali per poter venire a collaborare con noi e prestare la propria attività all'interno di questa struttura.